Io ho sempre pensato che bisognasse diventare prima conoscenti, poi amico, poi migliore amico e poi fidanzato, ma in realtà non funziona così. E quando l'ho scoperto ho fatto... Tutto è cambiato nella mia vita, tutto! E raga, vi lancio la sfida, se arriviamo a 5.000 mi piace, io vi giuro che tiro fuori i messaggi con lei. Tutti veniamo frienzonati prima o poi nella nostra vita e sicuramente sarà capitato anche a voi. Ed è successo anche a me ed è quello che vi racconterò in questo video, perché quella tipa veramente, veramente si è comportata male con me. Ma davvero, davvero male. Mi ha trattato malissimo nonostante gli abbia dato tutto. E quindi è giusto che voi sappiate dove ho sbagliato io e dove potreste sbagliare anche voi. Ma ora, voi lo sapete, via il cappello e fuori l'uccello. E andiamo subito al video. A quel tempo ero in terza media e come vi raccontavo in questo video, vi lascio il link in descrizione nelle schede se voleste andarlo a vedere dopo, ero uno sfigatino, cioè ero proprio uno sfigatino. Proprio come quelli che non mettono mi piace a questo video e non si iscrivono al canale. Ma guardano lo stesso i video come quelli. E perché ero uno sfigatino, vi starete chiedendo voi? Ma semplicemente perché non ero interessato minimamente a... E mi piaceva la stessa ragazza da ormai 3 anni e ci andavo dietro e cercavo di essere simpatico con lei e di farle tutti i favori, eccetera, eccetera. Ma lei non sembrava ricambiare per nulla tutti i miei sforzi. Il problema è che, essendo in terza media, ormai le medie stavano finendo, io dovevo essere veloce a fare la mia mossa, perché poi saremmo andati alle superiori e le superiori avrebbero cambiato tutto: gente nuova, compagnie nuove, tante cose nuove. A me piaceva tanto questa ragazza, provavo dei sentimenti per lei e non volevo assolutamente perderla. Così fece la cosa più sbagliata che si possa fare quando si ha un problema in amore. Ossia chiedere aiuto alle femmine, sembra la cosa più naturale, ma è la cosa più stupida da fare. Quando devi prendere un pesce, non è che vai a chiedere al pesce come si cattura il pesce, vai a chiederlo al pescatore. Ma io ancora non lo sapevo, e quindi andai dalle mie compagne di classe durante la cena di classe e chiesi: ascoltate, mi piace sta tipa da tantissimo, cosa dovrei fare secondo voi? E loro fanno: Vabbè, devi assolutamente dirglielo, così scopri se anche tu piaci a lei. Allora io, chiaramente, un po' pauroso, dissi: quindi secondo voi cosa dovrei fare? E loro: scrivile un messaggio dove dici tutto quello che pensi, che provi. E io lo feci. Al tempo non c'era WhatsApp, non c'erano tutte queste cose qua, c'era semplicemente i messaggi lunghi, quindi non sapevi se una persona aveva visualizzato o meno il messaggio. Al che mando il messaggio e poi attimi di panico. Cioè, raga, io per una settimana non sapevo se lei mi avesse risposto, se avesse letto il messaggio, se non l'avesse letto. Veramente per me era uno stress totale. Anche perché noi poi ci saremmo visti il sabato, perché quel giorno lì era domenica, noi ci saremmo visti il sabato dopo per gli scout, perché facevamo scout insieme. Però la volta dopo lei non ci fu, quindi l'ansia aumentò e quindi dovetti aspettare fino a sabato quello dopo. E finalmente sabato quello dopo io e lei ci rincontrammo, ma non parlammo, non scambiamo neanche una parola. Io ero imbarazzatissimo, imbarazzatissimo. Non so se succede anche a voi che siete stra imbarazzati con la tipa che vi piace. Attenzione, nemico! È qua che campera, secondo me, il mandrillo. Comunque ero veramente imbarazzato. Fate conto che con questa io ero un migliore amico, ci andavo a casa sua praticamente. Allora, quasi ogni settimana. Quasi ogni settimana andavo almeno una volta a casa sua, guardavamo i film, mangiavamo insieme, stavamo lì. E il fatto è che questa tipa se la facevano tutti, tranne me. Praticamente tutta la mia compagnia se l'era fatta almeno una volta. E io me la prendevo con loro perché io ci tenevo veramente. Quindi lei volette rompere il silenzio per, diciamo, riprendere un attimo a parlare. Mi fece: guarda che io l'ho visto il tuo messaggio. Io gli feci: ok. E lei mi fa: però a me piace Tizio X. E io faccio: ah, ok. E lei mi fa: E da allora non abbiamo più parlato. Ma entra qui in gioco un mio amico. Quel mio amico aveva 18 anni e secondo me era proprio uno che la devastava, la bagiolla. Al che lui mi disse proprio: bro, ti ho detto di no, fregatene, nel senso è inutile che continui a girare dietro, non è che ci proverai a convincere e lei ti dirà di sì. Non è così che funziona, non si convincono le persone. Allora io gli dissi: beh, ha proprio ragione. Poi sinceramente a me non piacevano altre, quindi se lei mi ha detto di no, ho detto: vabbè, ok. Tra l'altro io avevo conosciuto le sue due migliori amiche, ma ve l'avevo già raccontato nella famosa serie di sé che voi conoscete benissimo probabilmente. Quindi avevo iniziato a uscire molto di più
con le sue migliori amiche e non con lei, perché tanto con lei non c'era più niente da fare. Poi tra l'altro i suoi genitori non la lasciavano uscire. Cioè, in realtà io non è che ho smesso di parlarci completamente. Ci vedevamo di tanto in tanto insieme a tutti, semplicemente non la cagavo più come un tempo, non le davo più tantissima importanza. Sicuramente ci stavo male, ma dai, se era sopravvivibile, se esiste come parola. Così, a forza di ignorarla, un giorno lei mi chiamò nel cuore della notte per dirmi che ci aveva pensato e che effettivamente si era pentita della sua scelta e voleva stare insieme a me. Ora, chiunque sarebbe super contento della serie: oh mio Dio, finalmente vivremo insieme felici e contenti! Ma io ero: no, aspetta un attimo. E gli feci: ma tu non sei fidanzato con Tizio X? E fa: eh sì, ma sicuramente te lo lascerò. Io mi ricordo che io andavo a casa sua, no, dei suoi nonni, e limonavamo di brutto. Quindi: mi dispiace Tizio X, ma io pensavo che ti avesse già lasciato, tra l'altro. Era un po' una bugiarda. Però alla fine io l'ho vinta la friendzone, io l'ho vinta la friendzone. E ho capito il modo migliore per non finirci mai, ed è smettere di provare a far evolvere la nostra relazione con una ragazza. Non è che si parte da amici e poi si diventa migliori amici e poi si diventa fidanzati. No, se sei migliore amico rimarrai sempre migliore amico, se diventi un amico rimarrai sempre un amico. La maggior parte delle volte rimarrai sempre un amico. Io ho sempre pensato che bisognasse diventare prima conoscenti, poi amico, poi migliore amico e poi fidanzato. Ma in realtà non funziona così, e quando l'ho scoperto ho fatto: tutto è cambiato nella mia vita, tutto! Ma la cosa che veramente è importata in questa situazione è stata che io non l'ho cagata di striscio per due settimane. Cioè, non ci parlavo praticamente più. Quando mi invitava a casa sua gli dicevo di no, eccetera eccetera. E questo ha fatto la differenza, proprio questo. Che non ho fatto il disperato che cercava di pregarla. Andavo in chiesa ad accendere le candeline se proprio volevo fare una cosa del genere. Non le scrivevo milioni di messaggi cercando di convincerla del perché è giusto e sbagliato. Sì che io ho ancora i messaggi con lei effettivamente. E raga, vi lancio la sfida: se arriviamo a 5000 mi piace, io vi giuro che tiro fuori i messaggi con lei e li leggo e li analizziamo insieme e vi faccio capire quanti errori ho fatto. Che se li fate anche voi sarà peggio per voi, ve lo dico io. È meglio per voi che lasciate il mi piace e che vi iscriviate al canale. Ma non è l'unica volta che è successo. È successo un'altra volta che io sia stato frenzonato da una delle migliori amiche, sempre di quella tipa lei, a cui io piacevo un tempo. Ed è questo che mi sono chiesto: ma se io una volta gli piacevo, ma perché improvvisamente ho smesso di piacergli? Cosa è successo? Cosa è cambiato? Beh, quello che è cambiato è che quando gli piacevo la stavo ignorando, e quando mi sono innamorato di lei e ho iniziato a comportarmi diversamente con lei, a lei non piacevo più. Allora ho capito perché le femmine friendzonano i maschi. Ho capito. È un po' una guerra. Le femmine hanno una tattica, io l'ho scoperta, e vi voglio spiegare cos'è questa tattica segreta, in modo che le femmine non riescano più ad applicare questa tattica su di voi. Quando una femmina capisce che a voi lei piace, se ne accorge perché voi gli fate i favori, la trattate in maniera speciale, la aiutate, le passate i compiti, fate un sacco di cose, cercate di farla ridere, cercate di intrattenerla e tanto altro. E ho capito che se lei vi fa credere che un giorno potrete stare con lei, voi continuerete a fare i favori, perché voi ci spererete. Ma ciò non avviene se invece lei facesse il contrario. Immaginate se voi andate da lei, lei vi dice: no, non mi interessi. E voi continuate a provarci e riprovarci, ma lei non vi risponde ai messaggi, non vi caga di strisce e un sacco di altre cose. Voi ci continuereste ad andare dietro? No! Ma le femmine non sono stupide, loro sono furbissime! E allora cosa dicono? Forse è meglio fargli credere che un giorno si potrà mettere con me, così continuerà a farmi i favori per sempre. E allora lei inizia a farvi credere. Infatti io mi ricordo proprio le parole di questa femmina che lei mi disse: guarda, al momento non mi piace, però una volta mi piacevi, e quindi un granello di quella volta che mi piacevi è rimasto. Io mi ricordo che lei disse questa cosa del granello, che un granello di amore è rimasto, e se io mi fossi impegnato, magari questo granello sarebbe cresciuto. Questa è la classica frase che dice una femmina che vuole fregarti per sempre, perché vuole i tuoi favori, vuole le tue attenzioni, vuole il tuo intrattenimento, ma non vuole mettersi con te. E allora, al tempo ero ancora stupido e non capivo questa cosa, ma l'ho capita adesso. Che io non sono un intrattenitore di ragazze, e che se loro non vogliono stare con me, io non devo fare nulla per loro. Tranne se sono mie amiche, se voglio che siano mie amiche, allora in quel caso mi comporto come se fossero normali amiche, ma non provo a fidanzarmici con le normali amiche. Maledette queste ragazze.
Oh, ma vi fregano sempre? Sono sicuro che chiunque stia guardando questo video, che sia arrivato a questo punto, avrà sicuramente, sicuramente avuto una ragazza nella sua vita che gli abbia detto proprio, che gli abbia fatto credere, che tipo gli fa credere che forse se si impegna ce la farà un giorno. È proprio il videogioco delle ragazze, è proprio una loro strategia. Io sono sicuro, sicuro che a voi è successo. Fatemelo sapere nei commenti, ma io sono sicuro, sicuro che sia successo. Per questo nelle live che faccio ogni giorno vi dico sempre di non fare i favori alle tipe. Non fatevi fregare! Non fatevi fregare! E raga, voglio assolutamente che mi raccontiate nei commenti quante volte siete stati friendzonati. Vediamo chi ha la storia più interessante, che magari ci faccio un video reaction. E soprattutto vi ricordo che se volete potete sostenermi nello shop col codice supporto a un creatore o TPFI, che vi farà avere una tega lunga così. Woo!